Faremo di questa accoglienza un momento di crescita per tutti noi. Con la voce rotta dall'emozione, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco ha parlato alla platea scolastica in occasione dell'accoglienza in questi giorni dei bambini ucraini scappati dalla guerra. Un momento molto sentito e commovente. Voglio esprimere un pensiero che mi comprime la mente da diversi giorni. Stanno arrivando da noi bambini che hanno visto, hanno avuto esperienza di guerra. Non interessa a noi da quale parte, ma hanno vissuto la guerra. Allora la nostra comunità li sta accogliendo, li accoglierà e farà di questa accoglienza un momento di crescita, un momento vissuto, un momento non letto, non riferito ad immagini televisive, che pur sono folti, ma ad un momento di crescita di ciascuno di noi. Perché mi piace pensare, come donna, come persona, come dirigente, a voi, a noi, uomini, donne, che siano durante il loro cammino, lontano da questo luogo, un domani, domani, dopodomani, ma sempre costruttori di pace. Grazie. Da subito la scuola ha organizzato momenti di riflessione sul tragico conflitto e sulla ferma volontà di battersi per la pace. I bambini della scuola dell'infanzia e della primaria di tutti i plessi e i ragazzi della scuola secondaria del plesso Scauda hanno espresso i loro pensieri, la loro solidarietà con canti, poesie ed espressioni artistiche. Non sono mancati i doni per i bambini ucraini, dai compagni delle classi in cui sono stati inseriti. Ama e fa quello che vuoi. Sant'Agostino.